provo a affrontare una sessione di 3 giorni, sono arrivato ieri, ho montato tutto, poi le riprese sono rimandate oggi perché comunque con i tempi si stava stretti. E niente, praticamente sto pescando con le boilers Nesquik, quindi che c'è anche la ricetta, la ricetta, e sono arrivato. Praticamente il lago era pieno di carpisti, però smontavano tutti perché era domenica, e parlando con loro sono almeno 3-4 giorni che non esce un pesce, quindi il lago è abbastanza bloccato. L'acqua era intorno ai 10 gradi ieri, già stamattina è scesa di mezzo grado, abbondante, quindi sarà dura, tanto freddo, una gelata abbastanza intensa. Quindi la prima notte è passata tranquilla, parte una canna, qualche bip che non so se pesciame o comunque qualche carpa più sveglia di me, perché l'esca era spostata, era agganciata a una ninfea, quindi probabilmente mi hanno fregato. E niente, ora è quasi mezzogiorno, mi preparo a far pranzo e vediamo come va. Pesce stupendo, quando pare pescando con un'esca più piccola il pesce ha subito risposto bene, ora basta che rilasciarla. Dopo quel pesce ho deciso di ricalare un'altra canna per avere più possibilità, visto che comunque ha mangiato su un'esca più piccola, come ho cambiato l'innesco subito a partita con la canna. Adesso ho 2 canne con inneschi del 16 e le altre del 22. Non le metto tutte perché comunque ho paura di rimanere fuori pesca per domani mattina, che comunque un po' di attività di pesciame c'è, cioè infatti ho preso anche già 2 scardole, sì, 2 scardole, e dai, speriamo bene. Stanotte ho avuto una partenza verso l'una, le 2, così, e un'altra questa mattina alle 7. Poi adesso vi farò vedere i pesci.
voi. Oh, queste sono le 7 di questa mattina. Oh, 7 di questa mattina. Lei questa stanotte, oh. Calma, ora non è ora. Dopo il rilascio volevo farvi notare una cosa, guardate il colore dell'acqua del materassino, marrone, marrone perché, vedete, praticamente è tutta boiless, guardate. Questa qui è la cacca del pesce, ma questi pallini bianchi sono tutte boiless. Ora mentre fuori ha iniziato a piovere, io sto preparando gli inneschi per l'ultima notte. Visto che voglio essere sicuro di stare in pesca, ho guardato tutti e tre gli inneschi con le retine antigambero o pesciame, quel che sia, perché comunque ho già preso 3 scardole, quindi immagino che il pesce piccolo è ancora attivo, ecco. Ecco qui Boss and Squid con cui sto pescando e mi sto anche divertendo. Stavo regalando una canna, ho avuto una partenza lunghissima, ma sono riuscito comunque a portarla a guadino. Adesso andiamo a rilasciare. Sono arrivato l'ultima sera, adesso è rimasta questa notte, poi domani mattina devo smontare. Ho visto previsioni, danno tanta acqua, spero che si sbaglino, ma ho i miei dubbi. E per ora sono a 4 pesci, uno più bello dell'altro, non mi posso lamentare, quindi anche stanotte non partissero ancora nessuna canna, per me va bene così. Però dato che ci stiamo, speriamo che ne arrivi almeno un'altra, ecco.
Questa è la mattina, l'ultima mattina. Questa notte ho avuto un'altra partenza, ma purtroppo l'ho persa tra le ninfe. Ci sta. E il problema è che adesso devo smontare tutto sotto la pioggia. Quindi sotto questa pioggia e con loro le spalle me ne vado a casa.